Buonasera a tutti, siamo qui in diretta con il dottor Donato Karim. Che cos'è questa Synergy 02? Innanzitutto buonasera a tutti. Allora, Synergy O2, O2 non zero, perché è ossigeno, è un sistema di ossigenazione cellulare personalizzato e praticamente è un sistema che permette contribuisce a eliminare i danni o a diminuire comunque i danni causati dall'inquinamento. Mi spiego. Noi ci occupiamo di ossigenazione. L'ossigeno è una cosa importante, no? Senza ossigeno si muore, questa è una cosa abbastanza risaputa, giusto? Certo. Ok. Però l'ossigeno che manca in piccolissime dosi nel tempo ci crea dei problemi. Questo ossigeno che manca in piccolissime dosi, purtroppo, a causa dell'inquinamento, avviene giornalmente. Cioè, noi respiriamo circa 20.000 litri di aria al giorno, di questi, no, chiedo scusa, 11.000 litri. Di questi 11.000 litri, 2.000 litri sono di ossigeno. Ok? E facciamo all'incirca 20.000 respiri, 20.000 atti respiratori al giorno. Se invece di mettere l'ossigeno ci mettiamo, faccio un esempio, una sola molecola di monossido di carbonio, che è una sostanza tossica, e si lega al posto dell'ossigeno, noi accumuliamo nell'arco di una giornata 23.000 molecole. Nell'arco di un anno sono milioni di molecole di monossido di carbonio, che noi non ce ne accorgiamo, ma piano piano ci stiamo avvelenando. E avvelenandoci abbiamo problemi. Quindi, per esempio, che posso dire, una qualsiasi, anche il problema digestivo, un problema digestivo può de deriva da un'intossicazione per mancanza di ossigeno. Mal di testa, stessa cosa. Influenza, stessa cosa. Cioè, sono stati fatti degli studi, poi magari possiamo parlarne più approfonditamente, che dimostrano che la carenza di ossigeno è la causa principale di tutte le malattie esistenti. Questa è una prima cosa. Per cui Sinergia 2 nasce proprio per contrastare questo problema dell'inquinamento. Mi hai fatto venire in mente una cosa con questa risposta. Un dottore, nei Sì. campi di, un dottore italiano, nei campi di Sì. concentramenti durante il periodo del nazismo, no? Sì. Fu imprigionato e fu portato pure lui nei campi di concentramento, nonostante non era ebreo. E comunque lo volevano fucilare, però siccome c'erano molti ammalati lì, serviva un medico, lui era un dottore, e disse: posso curarli? E infatti lo graziarono proprio perché era un medico. E disse: allora però ci devi curare i malati. Sto poverino, dice, io non avevo medicinale, disse, no, in un'intervista, Sì. non avevo medicinale, l'unica cosa che aveva era l'acqua, e li curavo con l'acqua, gli davo l'acqua. E quelli guarivano, stavano bene. Poi dopo Certo. lui si è fatto una ricerca sull'acqua, una volta finita la prigionia, e ha trovato poi tutte le proprietà che possiede l'acqua, fra queste è quella principale dell'ossigeno. Quindi mi è fatto Certo. venire in mente questo. Certo. Invece adesso ti vorrei domandare, cioè come nasce questa Synergy O2? O2. Allora, Synergy O2 nasce da un'esperienza molto molto importante del nostro fondatore. Negli anni 90, nel 1995, alla mamma gli era stato diagnosticato un tumore alla spina dorsale inoperabile e chiaramente lui come figlio, lui era già un imprenditore, lui si occupava di immobiliare, stava nell'immobiliare. Come tutti i figli cercano sempre di aiutare la mamma nel miglior modo possibile e quindi ha concentrato tutte le sue forze per cercare un modo per aiutare la madre. Però tra integratori alimentari, medicinali, chemioterapia, non c'era nulla che riusciva ad aiutarli. A un certo punto si imbatte in un libro che si intitola Ossigenoterapia e comincia a leggere le proprietà dell'ossigeno.
E quindi chiama i suoi scienziati e gli dice: Ok, dobbiamo creare un qualcosa che possa dare ossigeno al corpo direttamente, come se fosse un integratore alimentare. Lui così ha fatto, cioè dopo 2 anni, nel 97, è uscito questo prodotto, è nato questo prodotto, l'ha fatto provare alla madre e in 10 mesi, 8-10 mesi, questo tumore non c'era più. Ovviamente lui era rimasto abbastanza colpito e sorpreso, però a quel punto si è fatto una domanda: quante persone stanno nella nostra situazione e quante persone hanno problemi di salute? E quindi da lì nasce il progetto di moltiplicare, di replicare quel prodotto che era stato fatto. È così che ci vogliono chiaramente degli anni di studio. Nel 2007 nasce Sinergio, che appunto erano queste gocce da mescolare in acqua, e oggi si è creato tutto un sistema, perché, come dicevo prima, parlavo dell'inquinamento, no? Oltre ad avere carenza di ossigeno, l'inquinamento, oltre a dare carenza di ossigeno, crea altre due problematiche, cioè un accumulo di tossine e un accumulo di radicali liberi. Sembrano la stessa cosa, ma in realtà sono due cose diverse. Sinergio 2 oggi ha creato un sistema, non oggi, già dal 2011, ha creato un sistema completo, quindi più prodotti, che contribuiscono ad eliminare tutte queste cose. Quindi sia eliminare la carenza di ossigeno, che viene chiamata tecnicamente ipossia, sia a eliminare radicali liberi e tossine attraverso una serie di antiossidanti molto potenti, considerando che l'ossigeno è il più potente antiossidante naturale esistente. Quindi così E nasce Sinergio 2. invece la terza domanda che vorrei farvi, qual è il vostro obiettivo? Beh, il nostro obiettivo è un obiettivo molto, diciamo che potrebbe essere comune a tutti quelli che vengono a conoscenza del nostro sistema, cioè quello di aiutare veramente il mondo a migliorare la propria ossigenazione, perché grazie all'ossigenazione poi migliora anche a livello di salute, ma migliora anche sotto tante altre cose. Quindi il nostro obiettivo, il nostro sogno, diciamo, è un po' come lo stesso sogno che aveva Bill Gates, no? Bill Gates sognava di un giorno tutti gli abitanti della Terra avranno un computer nella propria casa, bene o male ci è quasi riuscito. Il nostro sogno è lo stesso. Tutti gli abitanti della Terra devono conoscere l'ossigenazione cellulare e devono averla, questa, la possibilità di avere questa ossigenazione cellulare. Questo è il nostro sogno, questo è il nostro obiettivo. Cioè, comunque, non è che tanto carino l'accostamento con Bill Gates. No, allora, indipendentemente dal pensiero che lui possa avere oggi, io parlo di Bill Gates come imprenditore iniziale. Quando lui ha costruito il primo computer, il PC, okay? O comunque quando lui ha creato Microsoft, non ha costruito il primo PC, comunque quando lui ha creato Microsoft aveva quell'idea, quel sogno. Poi oggi è un altro discorso. Comunque, la quarta domanda che ti volevo fare è chi può aver bisogno di ossigenare il proprio corpo? A chi necessita? Allora, tutti. Tutti, dai sani ai malati e agli animali addirittura, e addirittura anche le piante. Mi spiego. Intanto avevo letto poco tempo fa una cosa che mi è rimasta molto impressa. Non aver patologie non vuol dire essere sani. Cioè, ci sono tante persone che non hanno delle patologie dichiarate, non hanno un qualcosa di tu stai male. No. Però non sono sani. Non so se molti pensano di esserlo, ma in realtà non lo sono. Perché siamo intossicati? Per cui sicuramente chi è sano deve ossigenarsi per rimanere sano e per mantenere la buona salute e per eliminare anche quelle poche tossine magari che ci sono. E chi è malato invece ne ha bisogno proprio perché l'ossigenazione è una cosa fondamentale, tant'è vero che molto spesso quando si chiama l'ambulanza per problemi fisiologici, la prima cosa che fa l'ambulanza è mettere la mascherina, proprio la mascherina dell'ossigeno, proprio perché
l'ossigeno è la prima cosa, è la cosa più importante. Cioè, voglio dire, noi possiamo, tutti parlano oggi di alimentazione, no? Oggi il business più grande è l'alimentazione, fare una dieta, una sana alimentazione, ok. Ma noi possiamo rimanere 30 giorni senza mangiare. E quello che mio fratello faceva sempre un esempio, no? Se io stasera non mangio, io domani mi sveglio. Se stasera non bevo, domani mi sveglio lo stesso. Ma se stasera smetto di respirare, io domani non mi sveglio più. Quindi chi ne ha bisogno? Tutti. Tutti abbiamo bisogno di ossigeno e di integrare quella poca carenza, perché la carenza di ossigeno non è tantissima, se no si morirebbe. Però dobbiamo integrare quella poca carenza che ci danneggia ogni giorno. Gli sportivi anche ne hanno tanto bisogno, perché uno sportivo consuma molto più ossigeno rispetto a chi non fa sport. Certo. Quindi a chi serve l'ossigenazione cellulare, l'ossigeno, ai sani, ai malati, agli sportivi, agli animali, perché gli animali respirano la nostra stessa aria e anche loro hanno bisogno di ossigeno. E così anche le piante utilizzano, tant'è vero che noi abbiamo testimonianze anche di persone che l'hanno dato sulla propria pianta, su alcune piante, e hanno avuto dei risultati molto molto interessanti. Poi magari uno sulle piante lo sottovaluta, però intanto ci dà un'indicazione molto importante. Sugli animali viene usato tantissimo il nostro sistema, ma abbiamo tantissime testimonianze di persone che, anche se stanno bene, usano Sinergio 2, migliorando anche le prestazioni sportive. Gli atleti hanno dei benefici incredibili con Sinergio 2. Quali sono le caratteristiche principali di Sinergio 2? Allora, intanto stiamo parlando di prodotti colloidali. Colloidali vuol dire che hanno la stessa densità del plasma. Avendo la stessa densità del plasma, entrano in circolo immediatamente, quindi non passano per i succhi gastrici. Questo è un elemento molto molto importante, perché la maggior parte degli integratori che noi prendiamo, ma non solo integratori, tantissime cose che noi assumiamo ogni giorno, devono passare per i succhi gastrici. Quindi parliamo di tavolette, polveri, capsule, tutte queste cose che noi ingeriamo passano per i succhi gastrici. Questo vuol dire che il corpo umano, che l'organismo, ne assimila soltanto una piccola percentuale, tra il 10 e il 40%. Se parliamo di succhi di frutta, magari arriviamo al 30%. Quindi anche quei succhi di, mi viene in mente l'aloe, no? L'aloe vera, che è un estratto da una pianta molto, molto 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 buono e anche molto molto efficace, ma quando io lo vado a ingerire ne assimilo una piccola parte. Il prodotto colloidale, quindi anche Sinergio 2, ma come tutti i prodotti colloidali, io mentre lo sto ingerendo già entra attraverso le mucose, oppure lo posso anche passare sulla pelle. Infatti una delle nostre caratteristiche di questo prodotto è che se lo bevo ho un beneficio a livello generale. Se lo metto direttamente sulla pelle, noi abbiamo persone che ci fanno le maschere di bellezza con i nostri prodotti e hanno dei risultati eccezionali in pochissimo tempo. Quindi se lo metto poi sulla pelle ho dei risultati sulla zona, sulla parte dove ho messo i prodotti. Un'altra caratteristica è che tutti i nostri prodotti sono autorizzati sia dal Ministero della Salute italiano, ma sia, siccome sono prodotti che vengono dalla California, sia dal Ministero della Salute della California e dall'FDA per la commercializzazione estera. Quindi insomma ci sono diverse autorizzazioni. Queste sono le caratteristiche principali di Sinergio 2. Poi ce ne sono tante altre. Ok, allora, prima di di mandare il prossimo video, vorrei fare una domanda, questa è proprio mia personale, visto che io uso l'oro colloidale. Oro colloidale, sì. Ne prendo 20 millimetri, 20 ml ogni mattina. Sì. Non so se faccio bene con la posologia. Comunque ne prendo. Quando devo prendere un antibiotico, essendo io un forte fumatore, spesso mi viene la tracheite. Sì. Non prendo antibiotici, ma sto prendendo
l'argento colloidale. Ah, non l'oro colloidale, argento colloidale. Quando ho la tracheite prendo l'argento colloidale. Ah, ok. Poi, normalmente uso diciamo, l'argento colloidale lo uso come antibiotico. Ok. E invece l'oro poi lo uso normalmente tutti i giorni. Infatti sì. La prima volta che l'ho usato ho visto che la mattina mi sentivo molto più energico. Certo. E quindi, allora, dopo passo alla prossima domanda, ma prima voglio mandare questo video qui. Sì, sempre. Volevo dire una cosa, chiedo scusa su questo video, perché questo video che adesso vedremo fa capire come il nostro organismo reagisce all'ossigeno. Cioè, quando noi ci ossigeniamo, il nostro organismo si risveglia e ha veramente una forma di energia incredibile. Però ogni singolo organo, quindi adesso che vedremo questo video ci rendiamo conto di come reagisce ogni singolo organo all'ossigenazione. Okay. Ok, prendo la regia di mandarlo per favavore. Grazie. Synergy O2 è un integratore alimentare che pulisce ogni singola cellula permettendo all'organismo di autorigenerarsi. Disciolto in acqua e bevuto, viene assorbito attraverso la mucosa della lingua e portato nel flusso sanguigno. Synergy O2 viene assorbito nel flusso sanguigno. Il processo di catalisi molecolare consiste nella rottura dei legami fra gli atomi che costituiscono la molecola d'acqua. L'idrogeno nascente aiuta nella digestione, assimilazione delle sostanze ed eliminazione delle tossine e delle scorie, permettendo il trasporto di nutrienti attraverso le arterie, verso il cervello ed i tessuti. Avviene un processo di sintesi molecolare. Synergy O2 aiuta i processi di pulizia cellulare e ad eliminare i radicali liberi. Nel cervello agisce come coadiuvante nei processi di trasmissione dei segnali neuronali. Nel cuore pulisce le arterie ed aiuta ad eliminare il colesterolo. Aiuta nei processi digestivi, permettendo un miglior assorbimento delle sostanze nutritive. Aiuta la rigenerazione della mucosa intestinale, permette una migliore evacuazione, evitando la stipsi e il transito lento. Aiuta ad assorbire le vitamine che sono sintetizzate dai batteri del colon. Aiuta la funzione disintossicante del fegato. Inoltre, aiuta nel metabolismo dei lipidi. Permette un miglior scambio gassoso col sangue. Protegge da infezioni polmonari. Aiuta a prevenire l'artrite, mantenendo le articolazioni forti e sane. Rivitalizza e rinvigorisce. Aiuta a prevenire le infezioni vaginali prodotte dalle secrezioni proprie e quelle prodotte durante i rapporti sessuali. Protegge il sistema genito-urinario, inclusa la prostata. Aiuta ad eliminare il colesterolo nelle vene, mantenendo il grasso buono nell'organismo ed eliminando quello cattivo. L'ossigeno percorre tutto il corpo, aiutando la rigenerazione cellulare. Ecco, ci siamo. Appena sentito questo mi è venuta la tosse. Comunque, volevo chiedere una cosa che poi mi è sfuggita. Comunque, adesso passo alla prossima domanda. Cosa pensa la comunità medico-scientifica di questa vostra, diciamo, la possiamo definire crociata, va? Sì. A favore dell'umanità. Beh, diciamo che la comunità medico-scientifica è molto contrastante a livello di Synergy 2 perché molti non lo conoscono. Quelli che lo conoscono se ne innamorano. Parlo proprio di medici che nel momento in cui conoscono Synergy 2 se ne innamorano e lo consigliano a tutti quanti, proprio perché aiuta. Ma è molto semplice, nel 2019 è stato vinto il 7 ottobre 2019 hanno vinto il premio Nobel tre scienziati, il premio Nobel per la medicina, tre scienziati che hanno dimostrato che la carenza di ossigeno indebolisce il sistema immunitario. Mi spiego, loro hanno scoperto che nel momento in cui manca l'ossigeno e quindi c'è carenza, viene inviata una proteina al DNA che manda il segnale di indebolire il sistema immunitario. Quello che io vedo è che non manda solo il segnale di indebolire il sistema immunitario, è come un risparmio energetico, cioè quando manca l'ossigeno il corpo va obbligatoriamente risparmio energetico.
perché le cellule per funzionare hanno bisogno di ossigeno. Quindi, se ce n'è di meno di ossigeno di quanto ne serve, non si può spegnere il corpo in maniera improvvisa. Bisogna mantenere le forze, le funzioni vitali, tutte, ma bisogna rallentare quello che non serve, quello che non è vitale in quel momento. E quindi il pensiero, quindi il cervello va in rallentamento, non tutto chiaramente, solo alcune parti, quindi siamo più stanchi quando manca l'ossigeno, e problemi digestivi, quindi si rallenta il metabolismo quando manca l'ossigeno, aumentano i dolori perché l'ossigeno è un ottimo antinfiammatorio e così via. Piano piano si tende a spegnere, io lo vedo sempre come quando magari la batteria del cellulare si sta scaricando, sta sotto a una certa percentuale, dice vado in risparmio energetico. A quel punto, quando è in risparmio energetico, alcune funzioni non si possono più fare in quel momento. E questo è quello che hanno scoperto questi scienziati. Ora, la cosa più interessante è che nel momento in cui la carenza di ossigeno viene ripristinata, quindi ritorna l'ossigeno, questo segnale che va al DNA viene completamente eliminato. Quindi si ritorna a funzionare alla perfezione. Cioè, non dimentichiamo che noi siamo il corpo umano è una macchina perfetta, ok? È considerata tale. Poi ci sono degli errori, fa anche degli errori, ok, ma per capire la perfezione del corpo umano basti pensare che tutti noi abbiamo, o quasi tutti, le braccia negli stessi punti e gli occhi negli stessi punti, cioè siamo identici tra di noi a livello di specie, questo è grazie al DNA, grazie alla perfezione del DNA. E quindi abbiamo anche un sistema immunitario perfetto. Perfetto, noi siamo in grado di reagire ad ogni stimolo esterno in maniera autonoma e specifica. Il corpo umano è fatto per questo, è fatto anche in questo modo. Per cui la comunità medico-scientifica ha dimostrato attraverso tanti studi dal 1900 a oggi l'importanza dell'ossigeno. Solo che siccome, come dice un altro medico, il professor Rossi, lui dice l'ossigeno è l'alimento più importante, è il nutriente più importante a livello della vita che non sta sulla tavola, non si trova sulla tavola, quindi non possiamo mangiarlo. Mi piace come accostamento. Adesso io vorrei chiedere, visto che siamo in questo periodo che si parla di Covid, questo spaventoso coronavirus che ha impaurito mezzo mondo, volevo chiedere, questa Synergy 02 può aiutarci a superare il Covid? Synergy 02, allora intanto non entro nel merito completo del Covid o dei virus, perché poi ogni virus ha le sue caratteristiche. Synergy 02, aiutando il sistema immunitario, ci aiuta a proteggere, a difenderci in maniera molto, molto forte. Noi abbiamo diversi clienti, diverse migliaia di clienti che usano Synergy 02 e tra di loro non c'è sta. Diciamo che tra chi già usava Synergy 02, i contagiati che ci sono stati tutti asintomatici. Chi non usava Synergy 02 ha avuto il Covid con febbre, ha preso Synergy 02 in maniera sistematica, quindi con un dosaggio molto specifico, ed è riuscito a superarlo in breve tempo, e quindi sì, può aiutarci perché va a rinforzare il sistema immunitario. Non è Synergy 02 a combattere, a contrastare il Covid, ma è il nostro organismo. Quindi è come, io faccio sempre un esempio che può sembrare banale, no? È come se, essendo romano, ho il sangue della conquista, no? Quindi come se ci fossero mille difese immunitarie contro un milione di virus. Chiaramente mille rispetto a un milione è molto più basso, quindi perde. Prendendo Synergy 02, quei mille diventano un miliardo. Allora, da un miliardo contro un milione è molto più facile vincere. Non so se riesco a spiegarmi. Sei stato abbastanza chiaro, non c'è problema. Okay. Volevo dire, una cosa che volevo chiedere,
questa quantità di ossigeno che a noi manca, no? E che quindi Sì. diciamo possiamo integrare con questo sistema, Sì. col vostro prodotto, cioè aiuta ad aprire la ghiandola pineale. Aiuta a liberare l'organismo da tutto ciò che lo intossica. Per cui potrebbe aiutarlo anche su quello, certo. Certo, perché noi la nostra ghiandola pineale è atrofizzata, se fosse meno atrofizzata, magari già una buona parte ci guarirebbe la pineale stessa. Comunque, vado alla prossima domanda che Sì. volevo fare. Quali risultati evidenti avete avuto fino adesso? Ma noi fino adesso abbiamo avuto tantissime persone che avevano per esempio il diabete, quindi un'emoglobina glicata molto alta, parliamo di 12, 11, dai 10 in su praticamente, e prendendo Sinergio 2 in 4, 5 mesi, un anno, 2 anni a seconda, perché poi ogni persona reagisce in modo diverso, siamo riusciti a scendere sotto i 6, sotto il 6, quindi diciamo che il diabete è tenuto molto sotto controllo. Questo è un esempio. Abbiamo persone di una certa età che soffrono di malattie neurodegenerative e grazie a Sinergio 2 non solo sono riusciti, chiaramente Sinergio 2 accompagnata dai farmaci, cioè Sinergio 2 non sostituisce alcun tipo di farmaco, quindi è solo un aiuto perché ossigena il corpo. A livello di malattie neurodegenerative, quindi Alzheimer, Parkinson e questo tipo, ci sono stati dei risultati interessanti perché oltre al bloccarlo, ci sono stati dei casi di regressione, cioè sono tornati indietro, sono migliorati. Di solito sappiamo che questo tipo di patologie non sono irrecuperabili, sono irreversibili, no? Invece Diversibile. con Sinergio 2 siamo riusciti a renderle un po' più facili da gestire. Mia nonna, per esempio, aveva un Alzheimer iniziale, diciamo, un principio di Alzheimer, però era piena di dolori e lei non si muoveva più. Lei a un certo punto è tornata autosufficiente, lavava, stirava. Stiamo parlando di una donna di 97 anni che ha cominciato a prendere Sinergio 2 quando ne aveva 88 e lei già a 88 anni era ferma quasi. Non aveva quasi bisogno di aiuto. Noi, grazie a Sinergio 2, non abbiamo avuto bisogno di badanti o cose del genere. Lei è stata totalmente autosufficiente. Quindi sono risultati molto evidenti questi. Poi ce ne sono tanti, ce ne sono tanti. Anche a livello sportivo abbiamo dei ciclisti che hanno aumentato del 30-40% la loro resistenza allo sforzo. Cioè, prendendo Sinergio 2 non si stancano più e quindi aumentano il loro allenamento, per esempio. In che modo Synergy O2 può essere personalizzato? Allora, la personalizzazione di Sinergio 2 avviene proprio perché ognuno reagisce in modo diverso e noi abbiamo 3 dosaggi base. Poi da qui si cerca di capire in che modo bisogna aumentare o diminuire. È chiaro che per fare questo c'è bisogno di una consulenza. E infatti noi in Italia, ma in tutto il mondo, abbiamo consulenti che possono aiutare a gestire al meglio questa situazione. Chiaramente sono consulenti formati da noi. Mi spiego. Il dosaggio base di Sinergio 2 per chi pensa di non avere nulla, dico arriva perché si inizia da poco, si inizia da 3 gocce per 3 volte al giorno, si aumenta ogni giorno di una goccia e si arriva fino a 10 gocce per 3 volte al giorno. Ok? Poi, da queste 10 gocce, se la persona non sente l'energia che dovrebbe sentire, si può aumentare a 12, 11, ognuno ha la sua standardizzazione. Quindi noi insegniamo alle persone a personalizzarselo da soli. Chiaramente inizialmente servono i consulenti, per almeno i primi 3-4 mesi serve un consulente. Dopo si è diventati totalmente autonomi. Anche perché Sinergio 2, quando noi cominciamo a liberare il nostro corpo di tutte le tossine che abbiamo, il nostro corpo non è preparato.
perché il nostro corpo si adegua alla situazione in cui si trova. Quindi quando gli diamo ossigeno, a volte sentiamo qualcosa che lo percepiamo come fastidio, ma in realtà è una guarigione, cioè ci sta ripulendo, è una disintossicazione. Per cui per questo motivo serve proprio un consulente che ci aiuta, che ci sta dietro per gestirlo al meglio. Perché loro sono formati su questo. Una cosa che volevo chiedervi, siete presenti sul territorio inglese? Sul territorio inglese ancora no. Stiamo selezionando delle persone che vogliono diventare consulenti di Sinergia 2 proprio per aprire il mercato inglese. Siamo in questa intervista proprio per questo, nel senso che noi in Inghilterra in questo momento ancora abbiamo pochi clienti, ne abbiamo una decina, però appunto vogliamo farlo conoscere anche in Inghilterra e quindi cerchiamo consulenti che vogliano aiutarci in questo progetto, chiaramente remunerati. C'è tutto un progetto, tutto un piano. È tutto un piano commerciale che neanche si può spiegare. Neanche si muovono se non vengono... È ovvio. Io direi a questo punto, voglio mandare il terzo video che abbiamo preparato. Lo vorrei mandare, dopodiché possiamo benissimo salutarci e salutare gli spettatori appena dopo il video. Sì, okay? Io prima di mandare il video volevo dare un riferimento, cioè volevo dire... Per qualsiasi richiesta di consulenza, cioè se tra gli ascoltatori e telespettatori ci sono persone che vogliono diventare nostri consulenti, possono fare riferimento a voi e poi voi ci date i dati e noi ci metteremo in contatto con loro per poterli assistere, per potergli dare tutte le informazioni. Certo, io poi attraverso la mia radio, se qualcuno è interessato e mi contatta, poi lo metto in contatto con voi. Perfetto, benissimo. Adesso mando il video. Ok. La ricerca ha superato la medicina. Sopravvivere non ci bastava. Volevamo di più. Non cerchiamo la salute, la creiamo. Diamo ossigeno alle cellule della popolazione mondiale, dagli USA all'Italia ed oltre. Abbiamo studiato per decenni le malattie che colpiscono gli esseri umani. Ne abbiamo tracciato il DNA e capito le cause. Garantire benessere, giovinezza, salute sono i sogni di tutte le nostre aziende concorrenti. Per noi sono semplici obiettivi che continuiamo a raggiungere giorno dopo giorno, con migliaia di testimonianze che possono confermarlo. Se potessi rigenerare energia e salute a livello cellulare dando ossigeno diretto ad ogni tua fibra, se potessi rigenerare e ringiovanire il tuo corpo in pochi mesi, conoscendo direttamente le persone che l'hanno già fatto, forse faresti un tentativo? L'ossigenazione cellulare è la soluzione più efficace che sia mai stata testata per rigenerare il corpo umano. Riconosciuta dall'OMS e dai premi Nobel per la medicina 2019. Innovazione pura, capace di farti provare, oggi, le soluzioni che la medicina sta ancora testando per il domani. Sinergy O2, la tecnologia al servizio del tuo benessere. È andato l'ultimo video. Comunque, prima di salutarci, io vorrei chiederti un altro: hai qualche convinzione da mostrarci adesso in diretta? Qualche convinzione? Sì, ecco, questo dici? Confezione? Questo sì. Come allora, noi abbiamo. Allora, questo qui è una polvere, è collagene idrolizzato, contiene. Ed è una polvere che viene sciolta in acqua e se la uso con tanta acqua la bevo, se invece la uso con poca acqua ci faccio la maschera, cioè con questo prodotto ci faccio anche le maschere con dei risultati eccezionali. Questo è il nostro prodotto di punta, sembra piccolo perché se vedi è più piccolo di una mano, ma è il più potente in assoluto, perché è quello di cui stavamo parlando nel video, che produce ossigeno dall'interno del corpo. Poi abbiamo un'ossigenazione sportiva, Sinergy O2, poi abbiamo questo prodotto contiene alga clamat,
e altre sostanze, STIMO2 stimola la produzione di cellule staminali dall'interno del corpo, oltre che aiuta anche una rimarginazione delle ferite in maniera rapida e aiuta anche la ricostituzione della membrana polmonare. Dopodiché abbiamo anche il multivitaminico che è Synergy 4, che oltre a contenere le vitamine, contiene coenzima Q10 e stimola la produzione degli ormoni GH, che è l'ormone della crescita, e del DEA, che è un precursore degli ormoni sessuali. Questi sono i nostri 5 prodotti. E con questi 5 prodotti, eccoli qua, tutti quanti insieme, noi riusciamo veramente ad aiutare a 360 gradi l'ossigenazione cellulare. Questo l'apparato intorno a che prezzo si gira? Tutto il sistema varia, può variare dai 130 euro, 140 euro ai 250 euro. Dipende, c'è un listino prezzi che poi per chi vuol sapere gli diamo maggiori informazioni. Cioè praticamente questo prodotto, che è il base, che può durare da un mese a 4 giorni a seconda del tipo di personalizzazione necessaria, costa dai 30 ai 55 euro, a seconda cambia il prezzo in funzione della quantità che se ne prende. Se ne prendo uno sono 55 euro, se ne prendo 10 magari sono 37 euro, eccetera, eccetera. Ok? Questa è una cosa commerciale. La quantità. Esatto. Volevo chiedere sul primo prodotto che mi hai fatto vedere. Sì, la polvere. In polvere. Che mi hai detto che si può fare anche la maschera, no? Oppure con per... tutti quanti insieme si può fare la maschera anche. No, io volevo chiedere se è più efficace facendo la maschera o bevendo. A lungo termine è più efficace bevendolo. Nell'immediato è più efficace fare la maschera. Cioè, quando una persona fa la maschera, lo fa perché magari vuole avere una pelle più liscia. Ok, e se fa la maschera ce l'ha nell'immediato. Certo, la durata non è la stessa che se riesco a che quando lo assumo da oralmente, quando lo bevo, perché quando lo bevo va a livello generale, quindi la pelle è l'ultima cosa che va a sistemare, ma quando la sistema in modo definitivo, la sistema bene. Ok. Con questo io direi che possiamo chiudere, salutare i nostri ascoltatori e chi è interessato a qualsiasi cosa poi si mette in contatto con me e, esatto, e io gli giro il contatto tuo. Ok, allora, perfetto, arrivato a questo punto, buonasera a tutti e... grazie per l'invito e grazie per l'intervista. No, buona serata anche a voi. Non c'è problema, finché si tratta di, diciamo, del campo medico, a me fa sempre piacere intervistare e portare anche novità a chi magari ancora non conosce questo tipo di terapia, perché è una terapia propria. Comunque, diciamo, non possiamo chiamarla terapia semplicemente perché la terapia è dei farmaci, però il nostro, diciamo, è un aiuto molto importante, sicuramente. Semiterapia, come possiamo aggettivarla? Ma diciamo che più che terapia deve essere una filosofia ed educazione. Come mangiamo e beviamo, abbiamo bisogno di integrare anche la respirazione. È importantissimo. E con questo chiudiamo. Buonasera a tutti. Buona serata. Radio Londra Italia e dal dottor Karim. Arrivederci. Arrivederci.